Ci stiamo preparando a festeggiare la nascita di Gesù e oggi festeggiamo in modo particolare la nascita di Maria, il modo in cui Maria, la madre del Signore, è nata. Maria è nata immacolata, cioè completamente libera dall'esperienza del peccato originale. L'angelo Gabriele saluta Maria dicendo: «Ti saluto, piena di grazia», e Maria non capisce, è turbata e domanda: che senso ha questo saluto? Una ragazza più o meno di 17 anni che giustamente chiede: ma perché mi saluti così? Che cosa vuoi da me? Non sono forse io come tutte le altre donne di questo mondo? Che cosa ho di particolare per essere salutata in questo modo? Cosa significa che Maria è piena di grazia? Noi tutti siamo avvolti dalla grazia di Dio e Maria è come se fosse avvolta due volte, è graziata di più di noi, perché in tutti noi, nel battesimo, è per l'azione della grazia di Dio che siamo liberati dal peccato originale, ma Maria non ha avuto bisogno del battesimo per essere liberata dal peccato originale. Lei ne è preservata, è come se fosse graziata due volte, cioè non solo non ha commesso peccato, ma Dio la preserva anche dal partecipare al peccato originale. È importante comprendere che questa eccezione non è per esaltare Maria, non è Maria che si autotrasforma in Immacolata, ma è Dio che opera in lei l'Immacolata Concezione. Dio non riempie di grazia Maria perché noi possiamo pensare che Maria ha qualcosa di particolare rispetto a noi. Dio preserva Maria dal peccato originale per far vedere la sua potenza, la sua grazia che opera nel mondo. Oggi è la festa dell'Immacolata Concezione, ma noi possiamo fare questa festa solo grazie a Dio. La grandezza di Maria dipende da Dio. Avere devozione per Maria, riconoscerla immacolata, vuol dire avere fede e riconoscere che è Dio che ha compiuto questa opera meravigliosa. La festa di oggi è la festa della capacità di Dio di liberare l'umanità da qualunque aspetto del peccato. Noi vediamo in Maria come Dio sia capace di liberare l'umanità dal peccato. Questa festa allora si trasforma in una preghiera. Noi siamo abituati a pregare Maria e siamo abituati a chiedere tante cose a Maria, che è regina degli angeli e di tutti i santi, e lo facciamo con insistenza. Ma oggi, in modo particolare, dovremmo metterci noi in ascolto di Maria. Maria chiede a noi di fare come lei, che ha avuto fede, che ha creduto alle parole dell'angelo che le dice che avrebbe avuto un figlio da Dio. Maria ha avuto fede, ha ascoltato queste parole, ci ha creduto e ha speso tutta la sua vita su queste parole. Ebbene, oggi Maria chiede a noi di avere fiducia nell'amore di Dio. E le parole di Dio sono queste: Dio chiede a ognuno di noi di avere fiducia nella potenza della sua grazia, di avere fiducia nella capacità di Dio di liberare la nostra vita dal peccato. Maria ha creduto che poteva diventare la madre di Dio e lo è diventata. La parola di Dio per ognuno di noi è di credere che ognuno di noi può diventare santo. Chi ci crede veramente lo diventa.